Fra poche ore spiccheranno il volo per la patria del loro sport, il Kung Fu. Gli atleti fanesi della scuola di arti marziali Yan Long parteciperanno ai mondiali che si terranno questa settimana ad Hong Kong con centinaia di atleti provenienti da ogni angolo del pianeta per un'arte marziale antica di secoli, quella dei monaci Shaolin. Certo sarà dura per i nostri magnifici cinque, capitanati dal maestro Diego Rillo, partecipante anche lui ai mondiali in una specialità, ma ci metteranno sicuramente tutto l'impegno possibile. Per alcuni di loro non è la prima volta che gareggiano a livello mondiale, come Antonio Pupillo, già campione nel 2005 per la forma della lancia, e lo stesso maestro. Ma per gli altri è un'emozione assoluta trovarsi a gareggiare a questi livelli, come Luca Santini per la forma della sciabola, o Angelo Ambrosini per lo stile di ubriaco, o l'unica donna del gruppo, Daniela Pozzi, che gareggerà per la forma a mani nudi e della sciabola. Prima di imbarcarsi sul giambo che li porterà nella Repubblica Cinese, però sabato scorso l'aeroclub fanese ha voluto tenerli a battesimo, facendogli fare un sorvolo sulla città di Fano sotto gli occhi emozionati dei loro familiari. Siamo in partenza per una gara mondiale ad Hong Kong. Partiremo martedì, quindi andremo a gareggiare a fine settimana, il 13 aprile, per una gara importantissima che vede 6.000 presenze in gara. Principalmente i ragazzi faranno Kung Fu Shaolin, quindi faranno un'attività di forma di Taolu, e poi ci sarà anche una competizione tradizionale di lancia, combattimento proprio con un'arma, mentre Daniela, la mia sinistra, parteciperà negli stili del Tai Chi Chuan. Hanno ricevuto anche per l'occasione un'ambasciata da parte dell'amministrazione comunale di rappresentare la città di Fano, portandosi in valigia una statuetta della Dea della Fortuna da donare all'organizzazione dei mondiali, oltre che al tricolore autografato dai piloti della pattuglia come elemento patriottico da onorare e sfoggiare in occasione della sfilata.